Quindi questa sera stiamo cominciando la parte 3 della sezione prima del Catechismo. Vedremo il peccato e la caduta dell'uomo in questa serie di domande che vanno dalla 13 al 20. Questa sera vedremo una grossa fetta di questa parte, dalla domanda 13 alla domanda 17. E parleremo del giorno in cui tutti siamo caduti nel peccato insieme ad Adamo, tutti, noi di persona qui, voi collegati lì su Zoom, quelli che ci guarderanno da casa, siamo tutti caduti, nessuno escluso. Qual è secondo voi l'errore di fondo che accomuna lo sforzo di tutte le religioni, lo sforzo di tutti i sistemi filosofici non cristiani e anche le azioni sociali? No? Le persone che cercano di fare del bene a questa umanità, le decisioni politiche che vengono prese per migliorare il nostro stile di vita. Cos'è l'errore che accomuna tutti questi tentativi non cristiani di risolvere il problema della miseria dell'uomo? Bene, tutti, chi in un modo e chi in un altro, provano a trovare uno specifico modo per alleviare le nostre sofferenze, per alleviare le nostre miserie, senza prima provvedere una via di liberazione dalla causa di tutte le nostre miserie, di tutte le nostre sofferenze. Cioè non vanno a colpire il punto fondamentale che è il peccato nostro che ha generato tutti questi problemi intorno a noi. Vedete, tutti gli sforzi umani che cercano il nostro benessere terreno ma che non si fondano sulla redenzione dell'uomo operata da Cristo, sono destinati a fallire. Cioè tutti i tentativi che noi facciamo per migliorare la nostra vita alla fine saranno temporanei, falliranno. Sappiamo bene che il sollievo completo non può essere ottenuto curando i sintomi, no? Se io sono malato, se curo i sintomi, il problema reale rimane perché non curo alla radice il problema che mi dà quei sintomi. E quindi così è per la miseria spirituale che affligge l'umanità. Bisogna accettare prima di tutto, farci un esame di coscienza, accettare di vedere prima la causa dei nostri mali, cioè vederla, non essere ciechi, per poi ricevere la medicina, la soluzione che è Cristo. Prima il peccato dobbiamo fronteggiare e poi la soluzione al peccato che è Cristo. Quindi nell'entrare nel primo punto di oggi, la temporanea condizione d'innocenza in cui Adamo ed Eva erano stati creati, faccio una premessa per coloro che sono arrivati da poco. Quando finiremo il terzo dei cinque punti ci fermeremo, faremo un tempo di domande e risposte, così spezzeremo un po' l'insegnamento odierno e poi ricominceremo. Adesso non so se riuscite a vedere di là, adesso mi sposto un po'. L'uomo praticamente ha creato, Dio ha creato l'uomo nella condizione temporanea di innocenza. Cosa significa? Che nel momento in cui Dio ha creato l'uomo, lo ha messo in un tempo di prova, in un tempo in cui lui era diverso da come siamo noi oggi. Non sappiamo questo tempo di innocenza quanto è durato, ma deve essere stata una parentesi molto piccola nella breve storia, nella storia della vita umana. Subito dopo la creazione c'erano solo due persone sulla terra, quindi Adamo ed Eva, le quali non avevano magari come tanti di noi ricevuto una brutta infanzia, non avevano vicini con cui prendersela, il vicinato no, un po' discolo, non avevano proprietà private da dover mantenere o tante tasse da pagare, non avevano i problemi nostri. E non c'erano sensi di colpa, non dovevano combattere con la depressione. Erano creati in uno stato di beatitudine ed erano senza peccato. E il cibo gli era fornito continuamente e tutto quello di cui avevano bisogno era a loro disposizione, dato da Dio nel giardino di Eden. E penseremmo che in una condizione così, diciamo, celestiale, no? Paradisiaca, era un paradiso sulla terra, la ribellione sarebbe stata un paradosso, impossibile, inconcepibile. Ebbene,
lo sappiamo invece come è andata a finire. La domanda numero 13 di quest'oggi del Catechismo minore chiede: i nostri progenitori, quindi Adamo ed Eva, continuarono a vivere nella condizione in cui erano stati creati? Cioè, loro erano stati creati in questa condizione, erano nella condizione della cosiddetta innocenza, avevano una perfetta conoscenza, questo l'abbiamo visto nella domanda numero 10, perfetta conoscenza di Dio, avevano una giustizia incontaminata e una santità pura davanti a Dio, no? Quindi questo descriveva la loro innocenza davanti a Dio ed erano nella condizione di poter peccare, ma anche di non peccare. Non erano nella nostra condizione decaduta qui, che poi a breve ci arriveremo. Quindi alla domanda 13 il Catechismo risponde e spiega la triste realtà che accadde lì nell'Eden. I nostri progenitori, essendo stati lasciati alla libertà della propria volontà, peccando contro Dio, sono decaduti dalla condizione in cui erano stati creati. Praticamente creati in un modo, pum, e decadono. Quindi andiamo su questo grafico che forse ci aiuta. Nella condizione di innocenza Dio aveva messo loro, dato una prova. La prova, ricordate, il test era mangiare o non mangiare. Gli aveva chiesto di non mangiare l'albero della conoscenza del bene e del male. Se avessero mangiato sarebbero scaduti nella morte, sarebbero diventati reprobi. Quindi avrebbero perso conoscenza, giustizia e santità. Se invece non avessero mangiato, sarebbero stati promossi in quella che era la gloria eterna, avrebbero avuto accesso eterno all'albero della vita. Quindi vengono messi di fronte a un certo senso ad un bivio, no? Cosa succede? Succede che dal punto di vista di Dio, lo abbiamo detto la volta scorsa, il paradiso doveva essere guadagnato, cioè la vita eterna doveva essere guadagnata. Noi la riceviamo gratuitamente oggi, noi che siamo nella grazia. E qui poi c'è l'altro grafico che abbiamo visto la settimana scorsa. Ma infatti in Apocalisse, leggiamo capitolo 22, a chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. E poi sempre capitolo 22, al verso 14, beati quelli che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita per entrare per le porte della città. Cioè bisognava acquistare questo diritto al paradiso e il diritto lo si acquistava, Adamo ed Eva dovevano acquistarlo, superando il test, il tempo probatorio che Dio aveva dato loro. Quindi da una parte c'era un cammino di perfetta obbedienza che gli aspettava, che è quello blu, diciamo, ubbidire, e questo percorso li avrebbe condotti nella gloria. E l'altro invece, il cammino della disubbidienza, quello che poi intrapresero, quello rosso. Poiché nel giorno che tu mangerai, disse Dio ad Adamo, parlando ovviamente dell'albero della conoscenza del bene e del male, per certo morirai spiritualmente. E questo che dobbiamo pensare quando leggiamo del Catechismo, che i nostri genitori furono lasciati, come dice il Catechismo, alla libertà della propria volontà, cioè furono messi di fronte al bivio. Decidete cosa volete fare. E precisiamo che in questo caso Dio era in perfetto controllo provvidenziale, cioè non è che se Adamo avesse scelto un percorso Dio sarebbe stato colto, no, di sorpresa, o se avesse scelto l'altro Dio doveva rifare un piano B di salvezza se avessero scelto di mangiare. No, come abbiamo detto la volta scorsa, Dio era completamente in controllo. Essere lasciati alla libertà della loro vita significa che i nostri progenitori, Adamo ed Eva, avevano due cose che noi non abbiamo. Cioè loro erano stati creati ed avevano la libertà ed avevano la capacità di scegliere, cosa che noi oggi non abbiamo. Non abbiamo né la libertà di scegliere Dio né la capacità di scegliere Dio se siamo nel peccato, se siamo qua, se siamo nella condizione decaduta. Quindi, in primo luogo, loro perché avevano questa capacità, questa libertà di scelta? Diciamo che avevano questa libertà perché
per loro non c'era nessuno che li poteva forzare a prendere una decisione o a prendere l'altra. Cioè la scelta era di fronte a loro e nessuno li spingeva, no? Nessuno poteva condizionare la loro scelta. Non avevano peccato in loro per dire pendiamo in questa direzione perché il peccato in noi ci fa scegliere di fare altro peccato. Loro erano, tra virgolette, neutrali di fronte, no? alla scelta. Poteva, Satana stesso persino, non avrebbe potuto costringerli a scegliere di peccare. Cioè questo è importante. Satana non poteva spingerli a prendere una direzione, ma quello che fece però, mentendo e ovviamente facendogli quella famosa domanda, ah, Dio veramente detto, no? Non fece altro che confonderli e tentarli facendo credergli qualcosa che era contro Dio, cioè, vedremo più tardi, gli fece credere di poter scegliere o di poter loro decidere cosa era buono, cosa fosse buono per loro o fosse sbagliato per loro, non Dio. Quindi gli mise nella posizione di dire voi potete stabilire se è buono o non è buono mangiare l'albero della vita. Dio, lasciatelo stare. Ma essi non solo avevano la libertà, ma avevano anche la capacità di scegliere secondo Dio. Questo cosa significa? Che nella condizione di innocenza, no? Dove, in cui loro erano, quindi senza peccato, non erano deturpati, non erano traviati in ogni parte del loro essere dal peccato, ma avevano una moralità secondo Dio e quindi erano nella condizione di poter avere la capacità di scegliere il bene secondo Dio. Questa è una cosa che noi, quando abbiamo peccato in Adamo, abbiamo perduto, cioè noi scegliamo solo quello che noi crediamo sia bene per noi. Se siamo salvati, ovviamente facciamo o ci sforziamo di fare la volontà di Dio, ma c'è sempre questa lotta che rimane in noi perché il peccato ci porta a scegliere tutt'altro che la volontà di Dio. Per esempio, Lutero, quando discusse questo con Erasmo da Rotterdam, fece proprio un trattato. Erasmo parlava del libero arbitrio, cioè io scelgo e Dio aspetta la mia scelta e di conseguenza si comporta. E Lutero disse no, il tuo arbitrio non è libero ma è schiavo del peccato che è in te, cioè tu decidi in funzione della moralità che tu hai. Hai una moralità alta? Deciderai in funzione della moralità alta. Hai una moralità bassa? Deciderai in funzione della moralità bassa. Ma sempre peccatore sei e sempre inquinata è la tua decisione. Per esempio, vi faccio un esempio banale, no? Io sono peccatore, quindi non sono un credente salvato per grazia. Vado a comprare una macchina nuova, quindi una cosa normale, no? Tuttavia non compro una macchina qualsiasi solo perché serve alla mia famiglia. Ci serve una macchina a 7 posti, per dire, no? Abbiamo più figli, dobbiamo avere più posti a disponibili. Ma la scelgo anche secondo i miei gusti, che dopo la caduta i miei gusti sono schiavi della mia moralità, no? Della mia moralità peccatrice. Ovviamente deve essere bella la macchina, non è che vado a scegliere una macchina che alla mattina quando vado ad accendere dico mamma che brutta questa macchina, no? Ma non c'è niente di male che la macchina sia bella, perché il bello è creato da Dio, è nella volontà di Dio. Ma deve essere bella perché? Quello è il punto. Perché deve essere bella? Per farmi notare, no? Per farmi vedere dagli altri quando cammino con questa macchina, per prendermi io la gloria del fatto che ho comprato questa macchina. Mica un peccatore acquista la sua macchina per dare gloria a Dio. Quanti di voi, quando non eravate di Dio, siete andati ad acquistare qualcosa per dire adesso acquisto una cosa per dare gloria a Dio? No, per prendermi la gloria. Vedete com'è differente la vita di uno che è scaduto dalla condizione di innocenza. Deve essere veloce la mia macchina, che me importa dei limiti di velocità?
Che mi importa se emette più CO2, no? Più inquinamento dell'altra? L'importante è che io sto bene, mica penso al bene degli altri o alla gloria di Dio. Cioè, questo è il ragionamento semplice, ma diciamo che si ripete in ogni scelta, no? Dell'uomo. In questo senso noi diciamo che la caduta in Eden, che nella caduta in Eden abbiamo perso l'originaria libertà di scegliere tra ciò che è bene e ciò che è secondo Dio, e anche la capacità di scegliere quello che è secondo Dio. Infatti poi Paolo scrive, no, ai Romani, dice: tutti si sono non c'è nessuno che capisca, tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti, non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. Romani 3:12. Dunque, grazie alla sola scelta sbagliata di un uomo, di Adamo, ora tutti noi nasciamo e viviamo sul sentiero sbagliato. Tutti noi siamo qua, su quello rosso, almeno che qualcosa non accade, no? L'abbiamo visto la volta scorsa. Il sentiero rosso non porta alla salvezza eterna, ma mentre siamo su questo sentiero rosso, queste freccette indicano che dobbiamo saltare sull'altro sentiero, che è quello della grazia. Quello rosso è un treno, se vogliamo, che non si può fermare. Ormai siamo saliti sul treno della perdizione, è il treno che ci porta nella morte eterna. E possiamo scendere da quel treno solo se capiamo il peccato, quello che abbiamo fatto contro Dio, accettiamo di essere peccatori e ci rendiamo conto di aver bisogno di un Redentore che ci salvi da quel treno che è appunto Cristo. E il Catechismo riassume chiaramente cosa è il peccato con i suoi due aspetti principali che il peccato ha, e questo è il nostro punto numero 3, poi ci fermeremo per un tempo di domande. Appunto vediamo il peccato di omissione e di commissione. Cos'è il peccato? Questa è una domanda, la numero 14, che dovremmo imparare a memoria. Il peccato è qualsiasi mancanza di conformità alla e o trasgressione della legge di Dio. Cioè, ci sono due cose che dice il Catechismo qui, che vedremo a breve. E poi la 15 dice: qual è stato il peccato per il quale i nostri progenitori sono decaduti dalla condizione in cui originalmente erano stati creati? Ovviamente il peccato per il quale i nostri progenitori sono decaduti dalla condizione in cui originariamente erano stati creati fu quello di mangiare del frutto proibito. Cioè, come vedete, non è che hanno fatto chissà che cosa, hanno mangiato un qualcosa che gli era proibito, cioè il punto è hanno disubbidito, non hanno fatto qualcosa di irreparabile. Chissà quanti altri frutti c'erano su quell'albero e quindi l'albero non ha patito, il giardino non ha patito per la mancanza di un frutto, ma hanno disubbidito contro Dio. Il peccato per il quale i nostri, quindi, progenitori è un peccato specifico, hanno commesso qualcosa che non dovevano fare. Ma il peccato ha anche un altro aspetto: quando per esempio Dio ti dice fai questo e tu non lo fai, quello è un peccato di omissione, si dice, cioè dovevi fare una cosa, non l'hai fatta. Loro invece non dovevano fare una cosa e invece hanno fatto l'opposto, cioè l'hanno fatta. Dio, essendo quindi il sommo bene in cui non c'è ombra di peccato e malvagità, è l'unico che ha il diritto di stabilire quello che è buono e quello che è sbagliato. Cioè, non può l'uomo dire per me questo è peccato e per me questo non è peccato. Dio è l'unico che può farlo. Per cui nella condizione di innocenza, quando fu tentato Adamo, fu ingannato in questo, gli fu detto: ma sei sicuro veramente che Dio ha detto così? Scegli tu ciò che è buono e ciò che è sbagliato per te, quindi mangia. Vedete, mia figlia Abigail, spero che non sia qui ad ascoltarmi, allora una volta gli disse: Abigail, gira pure, sta qui, ok, Abigail, gira pure nella cucina, ma stai attenta a non avvicinarti al fuoco, al forno, scusate, perché brucia, no? È caldo. E cosa pensate mai che mia figlia abbia fatto? Il contrario di quello che gli era stato ovviamente detto.
Quindi cosa fa? Non ascolta, fa il contrario, commette un peccato di commissione e come conseguenza ovviamente conosce, sperimenta per la prima volta il male della bruciatura sulla sua mano. Ma lo sperimenta solo dopo aver commesso il peccato di disubbidienza, vedete? Cioè la bruciatura è la conseguenza della disubbidienza al suo padre. Così come Adamo ha già peccato nel momento in cui si è ribellato contro Dio e ha deciso di mangiare. Il mangiare è stato solo una conseguenza e ha sperimentato su se stesso quanto brutto è il peccato, quanto male fa disubbidire al bene secondo Dio. Ecco cosa è successo lì nell'Eden. L'unica scelta giusta che Adamo doveva fare, appunto, era quella di ubbidire al comando di Dio, fidandosi di Dio, non andando a dire secondo me questo è giusto da fare. No, doveva fidarsi di Dio. Questo era il test che Dio gli aveva dato. E aveva la capacità e l'abilità di poterlo fare, non come Abigail. Abigail è nata con una natura corrotta, no? Invece Adamo no, non aveva questa natura corrotta. Ecco perché Satana ha concentrato il suo potere nel fargli credere di poter lui decidere cosa è giusto e sbagliato per se stesso. Mentre Dio aveva detto ad Adamo, scegli quello che io ti dico essere giusto e vivrai, scegli quello che io ti dico essere sbagliato e morirai. E Satana indusse così Adamo a credere di poter scegliere gli stesso, ma cosa fece? Ci ha trasportati tutti in una caduta planetaria in cui tutta l'umanità con lui è caduta. Vedete, il peccato non è qualcosa definito dalle nostre opinioni personali, questo è importante. Cioè, se io vedo il peccato o voglio vedere il peccato dal mio punto di vista, siamo 7-8 miliardi di persone, ognuno di noi avrà una versione diversa del peccato e non funziona. Perché, per esempio, io vivo in Italia, per me, che ne so, con la mia moralità è giusto, faccio un esempio, non pagare le tasse, perché in Italia le tasse sono altissime, no? Non è sbagliatissimo questo, per chi sente, bisogna pagare le tasse. Ma se io dovessi decidere in funzione di chi sono e dove sono, cosa è giusto o sbagliato, ognuno di noi avrebbe una definizione diversa di peccato. L'unica cosa che dobbiamo fare è fidarci di cosa Dio dice che il peccato sia. Vedete, il peccato non è nemmeno definito dalla coscienza e dai nostri sentimenti personali, perché un giorno noi ci alziamo bene e diciamo sì, rimango fedele, no? A mia moglie, devo essere fedele a mia moglie. L'altro giorno mi alzo, tra virgolette, male e dico, ma sapete cosa? Ma chi me la fa fare? Oggi rompo questa fedeltà, decido io. Non funziona così. E il peccato non è nemmeno una forza misteriosa che ci prende dall'esterno e che possiamo incolpare. Non è colpa mia, è colpa del peccato se ho fatto quello che ho fatto. No, il peccato è la nostra scelta di andare contro la legge di Dio. E qualsiasi desiderio, qualsiasi pensiero, qualsiasi azione che fallisce, come dice il catechismo, di conformarsi, di allinearsi alla legge di Dio o che trasgredisce la legge di Dio. Questa è la definizione che deve essere valida per tutti gli uomini perché l'ha data Dio, non la creatura. E come avrai notato, appunto, ci sono le due definizioni di peccato, di omissione e di commissione. Quando non facciamo quello che Dio ci dice, quando facciamo invece quello che Dio non ci dice. Un esempio. Molti pensano che non sono peccatori. Se voi dite, ma no, Gesù, il Signore, è venuto per salvarci dai nostri peccati. Questo ci è capitato ad alcuni di noi. Ma io mica sono un peccatore, ma che cosa mai ho fatto io contro Dio? Io non ho ucciso, io non ho fornicato, non ho desiderato, che ne so, non sono andato con una donna di altri, io non ho ucciso, insomma, cose del genere, no? Quindi il non fare qualcosa per tanti determina il peccato.
Boh, sono pulito. Ma quanti invece non riflettono per quello che Dio non solo ha vietato di fare, no? Quindi Dio ha vietato di uccidere, ma Dio ha detto fate qualcos'altro e non è stato fatto. Tipo per esempio, santifica il sabato, no? O la domenica, riunitevi e celebrate il mio nome, date gloria a me. Questo è un comando di fare. Quanti tra quelli che dicono io non sono peccatore perché non ho ucciso, in realtà ogni domenica stanno peccando contro Dio perché non riconoscono Lui come il Signore sovrano di tutta la terra. Questo è un obbligo che è stato chiesto da Dio e quindi non viene adempiuto. E quindi questo significa anche peccare contro Dio. Se teniamo presente quindi questa definizione di peccato, forse riusciamo in maniera un po' più... è più semplice capire quanto terribile è stato quella semplice disubbidienza di Adamo ed Eva. Se vediamo che il peccato è qualsiasi offesa, qualsiasi ribellione, qualsiasi attentato contro il nostro grande, buono e santissimo Dio, che è mosso dal nostro volerci porre al posto di Dio, abbiamo deciso noi ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, al posto di riconoscere la sua volontà. Quindi se vogliamo vedere quanto è terribile il peccato nostro, qualsiasi esso sia, dobbiamo guardarlo da due punti di vista. Dobbiamo guardarlo in relazione alla legge di Dio, fai e non fai, e tutto ciò che facciamo o non facciamo, o non ci conformiamo o trasgrediamo, è peccato. Ma dobbiamo guardarlo anche da un altro punto di vista, e forse ci aiuta ancora di più. Dobbiamo guardarlo dal prezzo che è costato a Dio per cancellare dal suo popolo, da noi, cancellare dal nostro casellario giudiziale spirituale quella che è la nostra corruzione, la nostra colpa. Cioè quanto è costato a Dio per cancellare quella disubbidienza e tutti gli altri peccati che derivano da quello. Cioè si è incarnato ed è morto per noi sulla croce. Questa è la pesantezza e la profondità del nostro peccato. Quando ci fermiamo a ragionare che Adamo andò contro il comando di Dio santo, pensando di porsi al suo stesso livello di conoscenza, quando lo fece, quando vediamo che lo fece nella libertà e nella capacità di fare il bene ma fece il male, che era stato avvertito per dire attenzione, se fai questo morirai. Quando vediamo tutte queste cose capiamo veramente quanto grave è stata quella ribellione. Ma se le domande dal 13 al 15 che abbiamo visto adesso ci sfidano a capire cosa sia il peccato, quanto grave sia il peccato fatto da Adamo ed Eva, le domande che vedremo adesso dal 16 al 17 forse sono più difficili da accettare, ma ci mostrano la gravità e l'immensità di quel piccolo peccato, di come quel piccolo peccato interessa tutti noi. E prima di continuare con il penultimo e l'ultimo punto, facciamo una pausa, così magari apriamo ad un tempo di domande e risposte. Andiamo avanti, vediamo gli ultimi due punti che sono molto simili dal titolo, se vedete, nella lista di punti che vi ho inviato o nel manoscritto che avete davanti. E quindi il penultimo punto ci parla della rappresentanza federale, cioè l'uno per tutti. Il catechismo chiede, decadde tutto il genere umano, alla domanda 16, nella prima trasgressione di Adamo? E la risposta è, il patto con Adamo non venne stipulato soltanto con lui, ma in nome di tutta la sua posterità. Tutta l'umanità, discendendo da lui per generazione ordinaria, peccò contro di lui e cadde con lui nella sua prima trasgressione. Vedete, questa è la ragione della sofferenza fisica e della morte fisica che noi sperimentiamo. Perché ci ammaliamo? Perché stiamo male? Perché siamo traviati nell'anima? Perché andiamo in depressione? Perché soffriamo dell'ansia? Perché? 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 Perché tutti noi siamo caduti, scaduti, decaduti in Adamo, con Adamo, in ribellione contro Dio. E siamo morti spiritualmente. E questo ha devastato anche il nostro corpo.
Per questo, per quanto questo possa essere difficile da accettare per alcuni, cioè che tutti siamo caduti con Adamo, questa è la realtà. Infatti la Bibbia in Romani 5, 12, Paolo lo dice chiaramente: pertanto come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, e così la morte si è estesa a tutti gli uomini perché tutti hanno peccato, e poi continua dandoci la buona notizia dopo la brutta, dice anche per mezzo di un solo uomo poi ci sarà la salvezza, no? Quindi per una sola caduta siamo caduti tutti. Perché questo? Perché Dio aveva stabilito così nel suo patto, punto. Dio ha voluto questo, è inutile che ci appelliamo. E inoltre la domanda 17 chiede: in quale condizione la caduta ha trascinato il genere umano? La caduta, la risposta, ha trascinato il genere umano in una condizione di peccato e di miseria. Ecco dove ci troviamo, qui, in quella linea rossa o in questa direzione, siamo su questo treno che corre verso la morte eterna. Peccato e miseria ci spetta. Il re Davide lo sapeva molto bene quando scrisse il Salmo 51. Ecco, io sono stato generato nell'iniquità di mia madre e mia madre mi ha concepito nel peccato. Non voleva dire che sua madre avesse peccato concependolo, ma voleva dire che lui era stato formato proprio nel peccato. Quindi, per disegno di Dio, Adamo ci rappresenta. Ed non è una cosa strana questa, l'abbiamo detta già, se non sbaglio, durante l'ultimo incontro. Gli ambasciatori delle nazioni stipulano trattati per tutte le nazioni, cioè sono uno di fronte all'altro e decidono per il destino delle nazioni. Il nostro Parlamento, se volesse domani il Parlamento italiano entrare in guerra, no? A favore dell'Ucraina o, per dire, contro la Russia, tutti noi saremmo in guerra. Qualcuno di noi dovrebbe andare anche in guerra, dovrebbe morire magari per la decisione di un altro, no? E i genitori fanno scelte, decisioni che condizionano la vita dei figli. Che scuola devono frequentare quando sono bambini, come devono vestirsi, no? C'è tante cose che alcuni scelgono per altri e noi le accettiamo tranquillamente. Perché non dovremmo accettare il fatto che, come dice la scrittura, tutti siamo caduti in Adamo? Ecco perché sin dal primo momento della nostra esistenza noi siamo ribelli. E vedete, non dobbiamo insegnare a nessun bambino piccolo come deve peccare. Nel momento in cui lui è già, diciamo, abbastanza abile di dimostrare il suo cuore pieno di peccato, lui lo fa, disubbidisce o fa le cose che non deve fare, insomma, lo vediamo, io me ne sono accorto avendo due piccoli bimbi. Eppure alcuni credenti dicono, nah, per dire, quella povera anima, quel povero piccolo bambino, che peccato mai avrà da poter farsi perdonare davanti a Dio, no? Non capendo che noi nasciamo già nel peccato, con il peccato di Adamo ed Eva, la ribellione in noi. Cioè pecchiamo noi perché siamo peccatori, non perché diventiamo peccatori perché pecchiamo. Questo è molto importante per capire il peccato, ma soprattutto per capire la salvezza dal peccato. Ma grazie a Dio, Dio ha un piano più grande. Vedete quanto grande è stata la tragedia scaturita da una sola ribellione, ma Dio ha ancora un piano più grande per salvarci da questa tragedia. Adamo era un tipo, cioè una figura del Cristo che doveva arrivare per salvare il suo popolo. E se l'unico peccato di Adamo ha corrotto tutta l'umanità, grazie a Dio la vita perfetta e giusta di Cristo, il secondo, l'ultimo Adamo, ha cancellato non un peccato. Cioè, vedete la potenza della grazia sul peccato. Un peccato ci ha messi tutti nella schiavitù, ma la giustizia di uno ha cancellato il peccato di molti, i peccati di molti. Vedete quanto più grande è la grazia di Dio. E quindi questo lo vedremo più in dettaglio nelle domande dal 21 al 38 del Catechismo. Ma vediamo adesso proprio l'ultimo punto della nostra lezione odierna, la rappresentanza federale, l'uno per i molti. Cioè abbiamo visto come l'Adamo
ha fatto sì che tutti cadessimo, adesso vediamo come Cristo fa sì che molti, non tutti, verranno salvati, ma molti saranno salvati, coloro che appunto crederanno in Lui. Gesù, Cristo, vedete, Adamo, scusate, rappresentava nell'Eden, rappresentava tutti gli esseri umani quando fallì, ma Gesù Cristo rappresentava tutti gli eletti di Dio, che Dio aveva promesso di redimere quando sudava sangue nell'altro giardino, nel giardino del Getsemani, preparandosi all'ubbidienza più estrema, quella della morte di croce, dopo aver ubbidito perfettamente a tutti i comandamenti di Dio per noi. Vedete la differenza tra il primo e l'ultimo Adamo. E poi Paolo scrive un bellissimo passo su questo, che vorrei leggervi, Romani 5 dal 12 al 21. E cerchiamo mentre leggiamo di cogliere la grande sproporzionalità che c'è tra peccato, tra quello che il peccato è fatto e quello che la grazia fa. Quindi leggiamo Romani 5 dal capitolo 5 al versi 12 e 21. Perciò come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, e così la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato, poiché fino alla legge il peccato era nel mondo, ma il peccato non è imputato quando non c'è legge. Eppure la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo, il quale è figura di colui di Cristo che doveva venire. Però, dice, la grazia non è come la trasgressione, perché se per la trasgressione di uno solo molti sono morti, a maggior ragione la grazia di Dio e il dono della grazia proveniente da un solo uomo, Gesù Cristo, sono stati riversati abbondantemente, scusate, su molti. Riguardo al dono, non avviene quello che è avvenuto nel caso dell'uno che ha peccato, perché dopo una sola trasgressione il giudizio è diventato condanna, mentre il dono diventa giustificazione dopo molte trasgressioni. Infatti, se per la trasgressione di uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uomo, tanto più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia, del dono della giustizia, regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Dunque, come con una sola trasgressione, ancora Paolo vuole essere più chiaro, la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure con un solo atto di giustizia la giustificazione che dà la vita si è estesa a tutti gli uomini. Infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati resi peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. La legge poi è intervenuta a moltiplicare la trasgressione, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata, affinché come il peccato regnò mediante la morte, così pure la grazia regni mediante la giustizia a vita eterna per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Vedete, ciò che ogni rappresentante ha fatto è stato accreditato a quelli che rappresentavano. Cioè, Adamo rappresentava tutti noi, quello che ha fatto lui è stato dato su tutti noi. Adamo rappresenta solo gli eletti, scusate, Cristo rappresenta solo gli eletti, quello che lui ha fatto verrà accreditato a tutti gli eletti. E infatti, vedete, al verso 15 dice che lui dona il dono della grazia per molti, al verso 16 la giustificazione davanti a Dio per tutti i nostri peccati, poi al 17 l'abbondanza di grazia, il dono di giustizia, la promessa di regnare nella vita mediante Cristo. Verso 18, la giustificazione è vita per tutti coloro che credono in Lui, e così via. Tutto questo è stato guadagnato da Gesù Cristo per coloro che semplicemente hanno riposto, hanno capito cos'è il peccato, hanno capito che stanno andando verso la morte eterna e hanno detto: c'è un Redentore, ho bisogno di quel Redentore. Hanno riposto la fede in Cristo. E quindi sono stati strappati da lui, da questo treno che corre verso la dannazione eterna, e sono stati portati sull'arca della vita eterna. Dunque, perché Dio ha decretato che il peccato entrasse a far parte di questo mondo, di questo universo? Poteva tranquillamente evitare che il peccato entrasse, poteva tranquillamente togliere questo libro, questo albero test, poteva dire: boh, tranquillamente vi porto con me nella gloria eterna. Perché ha messo Adamo come nostro rappresentante? Perché ci ha fatti cadere tutti in Adamo?
sapendo cosa egli avrebbe fatto, conoscendo le conseguenze di questo peccato. E l'ho fatto perché tutto questo era parte necessaria del suo piano, ovviamente, della creazione, per rivelarsi pienamente nel suo potere, nella sua giustizia, nella sua misericordia e nella sua grazia. Come abbiamo detto, se non sbaglio, anche la scorsa volta, l'universo perfetto non è quello senza peccato, ma l'universo perfetto è quello dove i peccatori vengono devastati dal peccato e Dio arriva per salvare peccatori devastati e ridargli una nuova vita, una vita gloriosa in Cristo, dove la sua grazia straordinaria è mostrata. Quindi, questo è importante per noi, capire la nostra relazione con Adamo, il primo Adamo, e la nostra relazione con il secondo Adamo, in modo tale da capire molto meglio la grazia di Dio. E tu, la domanda finale è questa: ti sei già rifugiato nell'arca guidata dal secondo, dall'ultimo Adamo, da Gesù Cristo, o stai ancora in quello che è il treno che è stato inaugurato dallo sbaglio del primo Adamo, da appunto il nostro progenitore? Questa è la domanda che ci dobbiamo fare se non siamo già nella salvezza di Dio, nell'arca di Dio. E che Dio ci benedica affinché possiamo stare nel posto giusto verso la gloria eterna.